Solo qualche mese fa la grande auto di Corso Marconi a Sanremo apriva le porte del suo atelier alla Lancia Tonale e ieri la stessa concessionaria si è arricchita di un nuovo brand. Si tratta di Jeep, un nome accomunato a decine di SUV fuoristrada che da tempo propone prodotti per tutte le borse e necessità. Ieri la presentazione ufficiale del nuovo marchio della concessionaria d'auto gestita dalla famiglia Zoccarato, che ha visto ospiti della politica e dell'economia locale. A comandare le operazioni, come sempre, Maurizio Zoccarato, che ha fatto gli onori di casa. Sì, è un grande marchio, oggi nel portafoglio abbiamo il 50% del mercato. Jeep però è un marchio a cui tenevamo tantissimo, un marchio straordinario che rappresenta libertà, rappresenta tecnologia, rappresenta benessere, rappresenta lusso, quindi non potevamo chiedere di più. Nel corso della presentazione proprio il nome Jeep del marchio è stato accostato ad un modus vivendi, una macchina che poi alla fine del film è un fuoristrada. Anche i fuoristrada non di marchio Jeep vengono chiamati Jeep. È verissimo, tant'è vero che Jeep aveva fatto causa a Toyota perché voleva chiamare la sua Toyota Jeep all'epoca, e poi la chiamarono, mi pare, Land Cruise. Ma questo da sempre, Jeep che era JP, quindi un veicolo leggero da guerra con le caratteristiche della Willys, ha portato a far sì che tutto il mondo riconoscesse in quel tipo di veicolo la Jeep. E invece Jeep è un marchio di prestigio, un marchio che oggi è leader di mercato. Un momento molto difficile, il marchio Grandi Auto aumenta ancora il numero dei dipendenti, un motivo d'orgoglio per lei e per la sua famiglia. È un motivo di orgoglio, è uno stile di vita. E fare imprenditore significa credere nella propria azienda, fare sacrificio, investire e credere nel futuro. Prossimo step, ancora altri marchi? Prossimo step, abbiamo in portafoglio la possibilità di portare in portafoglio almeno altri tre marchi, di cui un due ruote importantissimo, e credo che nelle prossime aperture, quelle certe sono di Astis con tre marchi di automobili, Alessandria marchio di due ruote, Savona un marchio quattro ruote, e su Sanremo penso un quattro ruote a breve. La Jeep sbarca a Sanremo, torna per meglio dire a Sanremo da Grandi Auto, un appuntamento molto importante. Importantissimo, perché per il brand Jeep al centro di tutte le cose che facciamo ci sono i nostri clienti, e avere qui una presenza così importante, un imprenditore serio, Maurizio Zoccarato, con questo brand Grandi Auto, ci fa veramente piacere. Siamo convinti che daremo grande soddisfazione ai nostri clienti. Jeep una volta era sinonimo di 4x4, di fuoristrada, adesso accontenta un po' più di automobilisti, anche con macchine un po' meno grandi, insomma di diversi livelli. Jeep è sempre Jeep. Jeep ha un DNA specifico che si chiama libertà, passione, autenticità e performance. Diamo le nostre macchine per i clienti che la usano più nel mondo urbano, però Jeep è sempre il SUV per eccellenza. A macchine, lo sappiamo, la nostra icona è il Wrangler per eccellenza, che può guadare fiumi, può avere delle prestazioni off-road veramente incredibili, ma è una macchina che tranquillamente può servire per andare a prendere i bambini a scuola. L'importante è che sia libertà, divertimento e che aiuti la gente un po' a staccare da questo momento così complicato. Un occhio al futuro con l'ibrido e l'elettrico. Jeep è stata la prima che ha abbracciato in pieno la trasformazione che sta avvenendo nel mondo dell'automotive. Il nostro CEO, Mounier, ha lanciato l'8 di settembre il nostro Zero Emission Freedom, che è un piano di lancio di 5 nuovi modelli completamente elettrici che usciranno entro il 2025. Proprio perché Jeep tiene a cuore il futuro del pianeta. È bellissimo guidare un Wrangler in mezzo al deserto nel pieno silenzio, nel rispetto dell'ambiente dove tu stai andando. Un piano veramente ambizioso, dove già il 17 ottobre Mounier lancerà al Salone di Parigi il nostro Avenger, che è un segmento piccolo, un segmento B, che accontenterà i giovani, le donne, una clientela nuova un po' per noi. È una macchina bellissima che verrà lanciata, è la prima macchina Stellantis ad essere lanciata dal gruppo, è la prima Jeep completamente elettrica, ci sarà anche il motore 1.2 benzina,
ma è veramente una macchina eccezionale che sono sicura che riporteremo qui da Grandi Auto per fare un'altra festa con la nostra clientela.